Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. E non lasciare in mano ad altri la penna per scrivere il libro della tua vita. Allora, la prima domanda è la più semplice. Probabilmente la più semplice o la più complessa. Chi è Marisa Brogna? Effettivamente è semplice e complessa come domanda. Wilde direbbe tutto e niente. Marisa Brogna è una persona che si è reinventata, a cui piace esprimersi tramite la scrittura e i film. È una persona curiosa, interessata un po' a quello che è tutto il mondo del cinema, delle sceneggiature, di quant'altro. Sono fondamentalmente una persona che ama gli antichi valori. Mi baso su studi classici anche per i miei libri, però sono così, un po' sbarazzina, un po', insomma, sono complicata, come la sua domanda. Fare le sceneggiatrici e scrittrice. Qual è la differenza tra l'una e l'altra in realtà? C'è? Sì, la scrittura intesa come libri ha una tecnica, parlando a livello di tecnica. Per quanto riguarda invece la sceneggiatura è tutto un altro mondo. Molte persone pensano che siano simili, il passo tra sceneggiatura e scrittura, fra libri e sceneggiature sia breve, invece non è così. Quando scrivi un libro esprimi te stesso, esprimi quello che vuoi dire, fai arrivare il messaggio alle persone tramite la parola, mentre quando sei uno sceneggiatore devi tener conto di tutti i lati che sono quelli di un film, quindi sia il lato tecnico, il lato di direzione, il lato di organizzazione, il budget di produzione, insomma quello che è completo per quanto riguarda la realizzazione di un film. Ecco, la differenza fondamentalmente, perché entrambi partono da un'idea. Le sceneggiature, i libri sono originali, nel senso che le storie vengono create da chi le scrive, no? Dall'autore, mentre le sceneggiature possono tecnicamente essere originali e non originali. Quelle originali sono create dall'autore, quelle non originali si basano su idee come The Mirror, penso che ne parleremo in seguito, comunque come The Mirror si basa sulle idee di Emiliano Boschetti. Appunto, parliamo di Mirror con la Pulsart, un lavoro che ha dato belle soddisfazioni, sta dando belle soddisfazioni, visto che abbiamo visto anche il Davide di Donatello. Sì, effettivamente è cominciato tutto a tavolino. Ci siamo incontrati con Patrizia ed Emiliano, loro avevano questa idea e me l'hanno esposta. Io l'ho messa su carta, ci siamo organizzati, Patrizia ha fatto una eccellente regia. E da lì è stato inaspettato il Davide Donatello, ma ancora più inaspettata la convocazione per gli Oscar 2022. Abbiamo ricevuto un'email direttamente dall'Anica dove ci invitavano a sottoscrivere il film come miglior film internazionale. Eravamo partiti tutti, io, Emiliano e Patrizia, con l'idea di creare un film d'autore. E così abbiamo fatto. The Mirror parla del contrasto, no? Fra il mondo dello spettacolo e quello che è il mondo reale. Molte volte gli attori e chiunque fa parte di questo mondo, come gli sceneggiatori, i registi e quant'altro lavorano in questo mondo del cinema, si perdono all'interno dei loro personaggi, all'interno dei loro prodotti. Perché chi dà sempre qualcosa di se stesso, chi scrive, scrive di se stesso, chi interpreta di se stesso e via dicendo. Quindi c'è un confine, dovrebbe esserci un confine, ma molte volte questo confine non c'è. E nel perdersi si rischia di trovarsi davanti a poi una realtà che è nettamente contrastante di quello che è la vita reale, la famiglia, i figli e tante altre cose. Patrizia, nel film abbiamo voluto, con Patrizia ed Emiliano, abbiamo voluto proprio evidenziare questi aspetti e
più che altro anche spingere le persone che vogliono fare questo lavoro a una certa determinazione, perché non è facile creare, lavorare in questo settore. È un settore molto, è un settore particolare, bellissimo per chi ha la passione di entrarci, ma solo la passione non basta, perché c'è bisogno di tanti studi, eccetera, eccetera, per preparare, insomma, queste cose. E comunque siamo veramente molto, molto contenti e soddisfatti di come sia andato The Mirror. E prima cosa, quando si scrive una sceneggiatura, chiaramente, quando poi la vedi in realtà, in pratica, a volte ti è capitato che hai avuto la sensazione che sulla carta, sul tuo pensiero mentale, che tu vai a generi l'immagine, non rende come in realtà poi, quando la vedi realmente applicata in pratica, e sei costretta a fare piccole correzioni, perché in realtà poi mentalmente suona, ma in pratica poi ha qualche difficoltà. Questo, guarda, dipende dall'affinità che c'è fra regia e sceneggiatura e tutto il team che lavora. Diciamo che i personaggi primari, quando si effettua, quando si crea un film, sono lo sceneggiatore e il regista, e si interfacciano proprio in questo motivo. La sceneggiatura è la base del film, quindi chi la legge deve avere già l'impressione di vedere il film, mentre il regista porta lo scritto in video. Per cui quando c'è questo feeling, questa comprensione, discutere le scene, parlare insieme con il regista, si crea un team e poi si ottengono dei buoni risultati. Certo, più difficile è lavorare con persone che non capiscono il tuo pensiero, oppure non vogliono interpretarlo, o comunque cercano di interpretarlo esclusivamente a modo loro. Quando si fa un film, si crea un prodotto, è sempre una squadra, e come dice sempre Emiliano, squadra vincente non si cambia, per cui lei, se fa caso, tutti i grandi scrittori, sceneggiatori lavorano sempre con gli stessi registi, Cameron e Spielberg, oppure con gli stessi attori, come ad esempio Ron Howard in questo momento mi sfugge, incredibile. Vabbè, comunque lavorano sempre con gli stessi attori proprio per questo motivo, perché si crea un feeling fra di loro, ed è questo che bisogna poi portare sullo schermo. È questo che bisogna poi dare al pubblico, l'idea che è stata creata, scritta, ma soprattutto visivamente concepibile anche da chi la guarda. E a questo punto, com'è stata lavorare con la regista, la Patrizia Mora? Meravigliosamente, ci siamo trovate subito dall'inizio. Patrizia è una persona eccezionale, così come Emiliano, hanno capito, sono delle persone molto molto coraggiose, perché affrontano dei temi veramente scottanti. Non è facile affrontare un tema dove metti a nudo quella che è la realtà della vita, del mondo dello spettacolo. Molte volte gli spettatori guardano solamente ciò che si vede dal video, la gioia, la bellezza, le luci, i bagliori di questo settore, di questo mondo, però in realtà poi c'è un retroscena che quasi nessuno racconta, proprio perché è un retroscena umano, con i problemi, con le famiglie, con i figli, con quello che si trova ad affrontare giornalmente. Ci vuole veramente molto, molto coraggio per poter affrontare un tema del genere e portarlo in video. Infatti, è per questo che il film ha avuto un buon successo. E come protagonista, mi pare di aver capito, la figlia di Mottola? Sì, come nella sezione, perché il film è creato in due sezioni che poi sono interfacciabili fra di loro e non sono confinanti, cioè quindi non ci sono limiti. La bambina Ilaria, fantastica, sul set è una meraviglia. Lei interpreta, diciamo, l'attrice da bambina, quella che è stata la vita dell'attrice da bambina, perché poi l'attrice riporta sullo schermo quella che è la sua vita, è un po' da vedere. Comunque sì, Ilaria è bravissima sul set, molto naturale, molto condiscendente, intuitiva, sì.
Guarda, allora, intanto, come Marzullo, si può poniti una domanda e darti una risposta. Anche noi utilizziamo Marzulliani, ci buttiamo lì. Guarda, mi hai preso di sprovvista perché non so cosa dirti. Posso parlarti di quello che è il mondo della scrittura in generale o quello che sia il mondo dei libri, per esempio, e sono le basi di buon film. Molti film sono tratti da libri. Io ho cominciato questo lavoro perché mi sono trovata ad un bivio della mia vita. Io ho studi tecnici, non ho studi di scrittura. La scrittura è stata sempre una mia passione da bambina, però crescendo ho scelto degli studi tecnici come economia e commercio, eccetera, eccetera. Però un punto della vita ti presenta dei bivi, no? Qui dobbiamo scegliere, un po' come The Mirror. Io ho scelto la strada meno battuta. Quindi avevo bisogno di parlare, di comunicare con gli altri ciò che non riuscivo a dire a parole. Per questo motivo ho cominciato a scrivere il mio primo libro, From Me to Eternity, che per scherzo, ma veramente per scherzo, l'ho pubblicato online, gratuitamente sul mio sito. E ha cominciato a fare 1.000 visitatori al mese, per cui mi sono domandata, dico, vabbè, proviamone un altro. E così ho cominciato a scrivere. Il passo dalla scrittura alla sceneggiatura è stato meno complicato di quanto pensassi. La responsabilità di un film grava molto sulle spalle dello sceneggiatore. Quindi se un film è un flop, è perché lo sceneggiatore e regia o chiunque ha partecipato al film, non perché sia stato bravo, ma perché o non sia stato bravo, ma perché non è riuscito ad esprimere poi, ecco, come dicevi tu, appieno il concetto che voleva dare. Per cui diciamo che il 90% del film basa sulle spalle dello sceneggiatore. È stata per me, The Mirror, il mio primo lavoro italiano, perché io nasco con case americane, ho lavorato con Deborah Waston, in esterno sul film To Far From Here, To Far From Here, poi con un film in preproduzione attualmente con la Golden Ship Fates e poi conosciuto Emiliano e Patrizio, ho detto proviamo il mercato italiano e sinceramente insomma mi sono trovata benissimo con loro. Scrivere significa dare un po' di te, e a volte io sono un po' gelosa, no? dei miei lettori, perché se riescono a entrare bene in quello che è ciò che scrivo, vedono una grandissima parte di me. Nel periodo in cui ho scritto From Me to Eternity, che è stato un periodo particolare della mia vita, e parla di un'orfana abbandonata, di determinato. Ambientato negli anni del 1860, quindi a Londra, quindi un periodo un po' cupo, ed era un po' quello che riflettevo in quel periodo. Poi sono andata avanti, insomma, con altri libri, comunque c'è quello che è parte di me. Quello che preferisco è Silent Truth, perché, ed è il mio ultimo manoscritto, per il semplice motivo che parla di una storia. Che non è mai stata pubblica, la storia dei sordi, ad esempio. Pochi sanno che i sordi sono un popolo come gli ebrei, sono stati decimati da Romolo. Ed è la verità, nel 750 a.C. c'era un decreto emanato da Romolo dove tutti influenzato dalla cultura greca, tutti i sordi al di sotto degli anni, da 5 anni in poi, venivano sterminati. E questa storia mi ha colpito tanto e ho deciso di dirla, di raccontarla. E a breve spero di farmi anche un film, ho già scritto la sceneggiatura, quindi penso che si farà questa cosa. Effettivamente a volte è capitato nella storia del cinema che piccole correzioni portano grandi successi. Esempio, Blade Runner, la prima uscita fu un fiasco e le piccole correzioni che furono fatte piccoli tagli, non parliamo di grandi tagli, che poi si è dimostrato che in realtà
il prodotto era buono, che la sceneggiatura era buona, soltanto che era da limare alcune particolari e fece un grandissimo successo. L'emozione che hai provato quando l'hai visto allo schermo grande, The Mirror, qual è stata? Perché tu quando hai aperto la sala, sei entrata, ti sei messa a sedere, hai visto la proiezione grande del film, che emozione, che sensazione hai provato? La sensazione è indescrivibile, la soddisfazione, la sensazione di aver realizzato qualcosa con un buon team, di essere riusciti a trasmettere dei valori anche alle persone che poi hanno giudicato la critica favorevolmente il film, perché è un film che parla di valori, dove l'attrice promette alla madre di essere determinata nella vita, di non farsi fermare mai da nulla, di vivere la vita a pieno, di portare avanti i suoi progetti, di non trascurare però quello che è Dio. E quindi quando ho visto queste cose, che sono dei concetti che ho applicato direttamente alla mia vita per fare questo lavoro, certamente è stata un'emozione grandissima. E quindi quando ho sentito, ma soprattutto quando sei sul set, hai sentito, abbiamo finito. Lì è iniziato, secondo me, più l'ansia di poter vedere poi il film. Guarda, ti faccio una confidenza, però quando ero sul set e Ilaria ha interpretato la scena dove lei piange perché la madre è morta e quindi deve affrontare la vita da sola con un padre che è debole ed un fratello molto presente ma teenager che poi va giovane al matrimonio. Ti dico la verità, girando quella scena, io ero dietro Ilaria, dietro i paraventi, ho pianto. Quella bambina mi ha fatto piangere perché è stata una scena così toccante, così commovente, bellissima. Sì, sul set sono delle emozioni incredibili. Quando incontri gli attori, quando parli, quando ti chiedono, no, cosa vuoi che dica, cosa vuoi che questo personaggio rappresenti, quando parli con la regista, prendiamo questa angolazione, giriamo di qua, questo dettaglio mi piace, che ne pensi? È veramente un lavoro bellissimo ed interessante. Sì, vi ringrazio del vostro gentile invito e grazie a tutti. Buona serata. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. E non lasciare in mano ad altri la penna per scrivere il libro della vita.